stato commesso, perché altrimenti non sarebbero scuse, su un errore che è stato commesso, ma nello stesso tempo sulla necessità di mantenere, come dire, un clima positivo, un clima unitario. Perché quando c'è da criticare la regione, sì, da quello che in questo momento io sono il presidente della regione, quando c'è da criticare la regione, va criticata la regione, ma intanto io non sono tra quelli che si inaltera per chi magari si sente lesa maestà. No, non è così. Quando c'è da criticare, ma in questo caso la regione, in questo caso, è un'alleata dei territori, è una. Il punto di vista nostro rispetto alle strutture, e non lo faccio con, come dire, con piglio demagogico o populista, perché so benissimo che il commissario non è più prevista, che tutto quello che toccava c'era da diventare oro e che in pochi mesi non poteva, però so altrettanto bene che non vengono segnali, appunto, di inversione di tendenza, che devono venire questi segnali di inversione. Dalla Coppia, che è il territorio più, come dire, più in sofferenza nella difficoltà in generale che vive la Calabria, può e deve venire, proprio per le tradizioni che ha questo territorio, una spinta in avanti in direzione del cambiamento. E io credo, e chiudo, che il messaggio che è venuto oggi da questa giornata, Maria, che è stata una giornata davvero ricca, davvero, da questo punto di vista, per come meritava fosse ricordata la memoria di Franco, io credo che da questa giornata noi dobbiamo trarne ancora di più forza e giovamento, senza ripiegare sul terreno del lamento, del vittimismo, che anche questa è una caratteristica di questa nostra tormentata, ma per farne, come dire, una leva dalla quale ripartire. Oggi siamo qui non a caso, siamo qui a loro non a caso nel Consiglio regionale. Abbiamo voluto insieme convocare questo Consiglio regionale qui oggi, alla presenza dei signori, non a caso, perché da Lopri, questo è il messaggio che noi vogliamo mandare, da Lopri deve ripartire il motore del cambiamento di questa terra. Da Lopri che non ripiega, da Lopri che, ricordando Fortunio, non si rassegna, da Lopri questa terra vuole mandare un messaggio grande, forte al paese. Qui c'è una terra che vuole cambiare in positivo, c'è una terra che è portatrice di valori positivi, non solo della presenza ndranghetista che gli ha macchiato l'immagine, continua a macchiarne l'immagine, ma c'è una terra che nel combattere la 'ndrangheta e i fenomeni criminali vuole riscattarsi appunto da queste immagini negative. Ecco perché la ritengo importante, ed ecco perché io credo che noi dalla giornata di oggi dobbiamo trarne un insegnamento che deve essere quello di lavorare sia pure nella diversità di opinioni, nella vivacità del confronto, e se fate necessario anche dello sport, con una linea di demarcazione che deve essere quella di non rinunziare ad un impegno per la legalità, di non abdicare rispetto a questo valore alto che deve essere rappresentato in primo luogo da chi nelle istituzioni è stato eletto, e soprattutto che deve essere un valore che, appunto, dobbiamo avere la consapevolezza, può contribuire a riscattare questa nostra comunità, la comunità dei calabresi, che devono ritrovare l'orgoglio di essere figli di questa terra, e in questo orgoglio naturalmente saper proiettare anche all'esterno l'immagine di una terra accogliente, con anche questo lo sottolineo come condivisione con Agiaso, una terra accogliente che, appunto, in questo momento che vede il riproporsi di emigrazioni bibliche di popolazione, come è stato nella fine dell'Ottocento e nel Novecento per i nostri territori, vede la
la nostra regione, appunto, offrirsi come regione dell'accoglienza, come regione della tolleranza e come regione della convenzione. Io credo che per questa via potremo contribuire a costruire il futuro della nostra terra e anche a determinare nuove condizioni di crescita e di lavoro.